in un momento storico di transizione, spiegare un po' meglio il concetto di innovazione. Sono stati gli intenti di Marco Degli Angeli, consigliere del Movimento 5 Stelle di Regione Lombardia, che presso Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, ha fatto il punto della situazione. L'emergenza sanitaria, ha spiegato, ha sviluppato e migliorato il concetto di innovazione. La vera sfida, adesso, è quella di non fare un passo indietro. Regione Lombardia, ha concluso, deve farsi promotrice di una innovazione etica, sostenibile e alla portata di tutti. Non c'è innovazione se l'innovazione non è etica, sostenibile e soprattutto accessibile. Quando si parla di innovazione si parla di cultura dell'innovazione, quindi colere, coltivare, quindi far nascere all'interno della consapevolezza dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni, dei vantaggi che può portare l'innovazione. Per raggiungere questo obiettivo, quindi la consapevolezza dell'innovazione, è importante agire con gli strumenti che gli enti locali, in particolare Regione Lombardia, può mettere sul campo per agevolare e accelerare un processo di trasformazione digitale. Da questo punto di vista sono importantissimi i SAD, ovvero i sistemi aggregatori del digitale, e sono uno degli obiettivi della nostra azione politica, ovvero far nascere in Regione Lombardia quegli strumenti, quei soggetti aggregatori che possono accompagnare le pubbliche amministrazioni nell'attuazione dell'agenda digitale. Un altro aspetto fondamentale su cui puntare è sul diritto ad innovare. Dobbiamo scommettere sull'innovazione, quindi consentire alle aziende, alle start-up e agli stessi cittadini di avere un diritto fondamentale, il diritto all'innovazione. Questo passa attraverso la semplificazione e soprattutto riducendo la burocrazia. Innovare ha un significato importante, che è quello di migliorare, definire nuove pratiche, nuove migliorie ai sistemi produttivi e di gestione della pubblica amministrazione. Significa soprattutto non guardarsi allo specchio, ma guardare al di fuori della finestra, quindi creare opportunità e dare la possibilità a chi investe in innovazione di poter avere esercitato il suo diritto all'innovazione. Innovare significa anche rivedere il sistema normativo, ovvero avere una serie di leggi che consentano di esercitare il diritto all'innovazione. Questo porta minore burocrazia e maggiore possibilità da parte delle nostre imprese, le nostre start-up e le nostre pubbliche amministrazioni di essere più efficaci nell'applicazione dell'agenda digitale. Dobbiamo sfidare l'innovazione e sfidare il futuro, e questo lo possiamo fare solamente attraverso sistemi normativi moderni, quindi semplificare, notarizzare e rendere la vita dei cittadini più semplice.